Alla 21ª edizione del concorso internazionale di pittura e scultura Premio D'Annunzio abbiamo qui con noi l'artista Assunta Cassa che torna per la seconda volta ed è in gara con due opere. Ce le vuole illustrare? Grazie, innanzitutto grazie per l'organizzazione di questo premio. Sono veramente felice di partecipare per la seconda volta, l'ho scoperto l'anno scorso, non è da moltissimo che dipingo, quindi mi ha fatto piacere ritornare anche quest'anno. E allora io presento due opere un po' diverse tra loro, ma con un filo conduttore ben preciso, che è il filo che unisce un po' tutte le mie opere, che è la passione per la vita, la passione per tutto quello che c'è per tutto quello che muove il nostro vivere quotidiano. E il primo quadro che presento, che state vedendo, rappresenta naturalmente un tango che è il ballo della passione per eccellenza. È un mio modo di rappresentarlo tutto personale, questo tango, che vede la presenza di contrasti cromatici vivi. C'è un fondo che pare semiastratto a spatola, dove si vedono movenze di passi di tango, si intravedono queste movenze che fanno da contorno alla coppia che è invece lavorata a pennello e che sembra quasi si fermi il tempo praticamente, loro sono fermi mentre tutto il resto attorno si muove e loro sono fermi in questo passo di tango molto passionale. E mi piace molto rappresentare il tango e la danza in generale nei miei quadri, perché la danza, un po' perché è sempre stata la mia passione, anche se non ho mai fatto danza e non so ballare il tango. Però proprio perché la danza, soprattutto la danza popolare, il tango che la rappresenta in pieno, perché il tango è una danza popolare in sé, che anche se noi diciamo che il tango è argentino, in realtà il tango è fatto da un misto di culture ed è in continua crescita e in continua evoluzione ed è la passione. Molto bello questo messaggio, anche perché stavamo notando che proprio questo del ballo, del tango, è un tema che ricorre in questa edizione del Premio D'Annunzio. Probabilmente c'è proprio una propensione verso l'arte in generale, al di là del visivo e del figurativo. Vogliamo invece passare alla seconda opera? Sì, a proposito di questo, io dico che l'arte è parte comunque della vita quotidiana di tutti, non solo di chi dipinge o fa scultura o scrive poesie o insomma fa qualcosa nell'ambito, fa musica. Ed è sempre l'insieme. Io quando dipingo con la musica e quindi magari qualche volta mi ispiro alla musica o mi ispiro ad una poesia, è l'insieme dell'arte che dovrebbe essere posto ancora di più al centro della vita di ognuno di noi. E dunque il secondo quadro, dicevo, è comunque nel filo conduttore della passione si chiama Attrazione. Sono praticamente il momento in cui due amanti stanno per darsi il loro primo bacio praticamente. Se vedete i colori, sono i colori del fuoco, perché il fuoco è rosso e arancio, ma è anche indaco, violetto. In questo caso io ho voluto rappresentare il rosso, il fulcro del fuoco, praticamente proprio dove le labbra si stanno per toccare e che poi a poco alla volta si espande verso il resto del viso, diciamo, questo è l'immaginario. E proprio per simboleggiare quel momento, quell'istante che è molto sensuale, molto passionale, del momento in cui i due stanno per baciarsi.
Ecco, nell'illustrare le sue opere tornava ricorrentemente un termine che è quello della passione. Immagino che quindi per lei l'arte abbia un ruolo centrale nella sua vita. Beh, sicuramente sì. Ripeto, non sono molti anni che mi sono avvicinata alla pittura, alle arti figurative. Però sempre più diventano, sono per me un mezzo di comunicazione con me stessa, col mio io interiore, con i miei sentimenti, con le mie sensazioni, con le mie passioni. E proprio la continua ricerca di una passione che quasi fosse ossessiva, la cerco dentro di me in tutto quello che faccio. E nello stesso tempo di comunicazione con gli altri, con chi osserva i miei quadri, con chi mi sta vicino, con chi ha la possibilità osservando i miei quadri, ha la possibilità un po' forse di conoscermi un po'. Forse. All'inizio diceva che tornava con piacere alla nostra manifestazione. Sì, molto. Può dirci il significato del suo ritorno? Io lo trovo un luogo di incontro, un luogo di crescita, perché c'è la possibilità di confrontarsi con artisti provenienti da tutta Italia e anche a livello internazionale e che siamo tutti molto molto diversi tra di noi per cultura, per quello che facciamo, e quindi abbiamo la possibilità incontrando anche solo di osservando i quadri di crescere, ed è poi un momento di visibilità molto molto importante, a noi fa sempre piacere. E noi la ringraziamo a nome di tutti gli amanti e intenditori dell'arte. Buon'arte a tutti. Grazie e buon'arte.